Non da poco, uno spaccato bellissimo quello dell'Istituto Zootecnico con una cornice che coinvolgerà tanti professionisti. Assolutamente, terapisti assolutamente accreditatissimi, la cooperativa Nuova Sair che è esperta di servizi per autismo con professionisti di altissima qualità e questo polmone verde della città di Palermo, ma che mi permetto di dire della città e della provincia perché si trova proprio al confine in un pezzo di città che è città ma è anche provincia, questo polmone verde restituito ed aperto alla città e alla provincia con uno scopo nobilissimo che è quello di ospitare i bambini con autismo. Tra gli attori coinvolti la cooperativa per quello che è una progettualità nobile, insomma, che coinvolge i bambini. Sì, coinvolgerà i bambini, stiamo pensando di coinvolgere diciamo, gli adolescenti con problemi pure e in ogni caso teniamo a portare le famiglie qua in questo bellissimo parco che al momento è utilizzato pochissimo. L'endorsement e il plauso dell'Assemblea regionale ad iniziative come questa. Intanto al grande lavoro fatto in questi mesi già dall'istituto che va in continuità con molte delle sue esperienze, a partire anche dalla presenza del direttore, continuando con il nuovo ingresso adesso del commissario. A partire dal 19 marzo all'Istituto Zootecnico, la festa del papà con le scuole della città, un modo per fare educazione alla genitorialità, per spingere i neogenitori del nuovo millennio a stare con i loro figli all'aria aperta, magari spegnendo i cellulari e staccandosi da una quotidianità virtuale, per passare del tempo alla luce, all'insegna della serenità all'aria aperta. E qui di cose da fare ce ne sono. Sono contento di aver messo a disposizione questo polmone per la nostra città di Palermo. Noi siamo, diciamo, a disposizione di queste cooperative, anche di questa iniziativa del 19 di marzo. L'area è messa a disposizione per quanto riguarda questa cooperativa. Sì, questo sicuramente è una realtà zootecnica regionale non indifferente. Purtroppo le difficoltà economiche della regione siciliana hanno costretto in questi anni l'istituto ha un ruolo marginale. Oggi con la politica di oggi siamo riusciti a rivalutare un po' quella che è l'attività dell'ente. Ritengo che nell'esperienza appunto questi progetti costituiscono sicuramente un momento di opportunità importante per i progetti individuali di tutti i nostri ragazzi e dei bambini di qualunque fascia di età, da distinguere ovviamente per profili funzionali. È importante perché sono luoghi naturali di vita in cui appunto i ragazzi ritrovano grande motivazione, quindi la motivazione per loro è veramente un problema, è così come la loro iniziativa, quindi sicuramente dico questi percorsi offrono a loro la possibilità in ambiente naturale di essere altamente motivati a fare, ad interagire, ad avere questo elemento naturale che può essere l'animale, l'ambiente appunto circostante eccetera, così altamente motivante da poter fare appunto da trainer e da mediatore appunto importante per loro.